Adesso, mio malgrado, me ne devo stare parecchie ore con le mani in mano. Letteralmente. Ma prima? Ah. Prima era il contrario. Io le avevo sempre in movimento, soprattutto verso l'alto. Eh sì, io lavoravo con le braccia all'insù, perché l'impianto era fatto così. Ma per quanto tempo è possibile tenere le braccia alzate? Io sono sempre stato forte e volenteroso, caparbio e infaticabile. Quindi alla lunga arrivano i guai, la malattia, il dolore, i danni. E dopo non ci puoi più quasi fare niente. Pensare che prima non mi fermava nessuno. Fai questo, Luciano! Oh, Luciano, vieni a fare questo lavoro! Oh, cuscele proprio un lavoro per Luciano! A me questo carico di impegni in realtà non ha mai dato fastidio. Io a 15 anni ho iniziato a tirare la lima e a sentirmi importante, molto richiesto e considerato, e questo era motivo di grande soddisfazione. Questa è la mia storia, di chi si è conquistato un lavoro prima in una grande fabbrica e poi un ruolo importante nella ditta di nastri trasportatori, dove ho conosciuto la Giusy. Lei che è diventata mia moglie, la mia compagna e la madre dei nostri figli. La mia carriera nella ditta è fatta di fatica, disponibilità, esperienza e carattere. Il lavoro è duro, ma ogni lavoro è duro. Niente domande. C'è bisogno di stare con le braccia alzate per molte ore al giorno. Questo è il lavoro. Per cambiare un pezzo, per togliere un inceppamento, per qualsiasi necessità lungo la filiera dei nastri. A minimo un minuto, ma anche un bel quarto d'ora abbondante. Insomma. Cosa vuoi che sia, se alla sera le spalle sono indolenzite, irrigidite o fanno male? Bastano 3 anni. 3 anni e inizia a farmi male sempre questa spalla, la sinistra. Porta pazienza con bende, pomate, qualche farmaco per sopportare il dolore tra una visita e l'altra dall'ortopedico. Sarà la cervicale, mi dico, ma poi scopro la vera ragione. Rottura della cuffia dei rotatori. È quella copertura formata da 4 piccoli tendini dei muscoli, come un manicotto attorno alla spalla che ti consentono di alzare le braccia sopra la testa. E quindi un intervento chirurgico e 4 mesi di riabilitazione. Ma come faranno senza di me in ditta? Io sono il Jolly, sono capace di mettere le mani dappertutto per far girare le macchine tutte insieme, come un grande direttore d'orchestra che organizza e dirige la scena. Ma niente da fare. Si può solo rimanere a casa tutta l'estate con il busto di gesso e un riposo forzato che rende nervoso me, ma soprattutto la Giusy. Non basta. Non basta perché poi scopro di non poter recuperare neanche tutte le funzioni. Anche sollevare una bottiglia piena è una fatica enorme ormai. Per fortuna però i medici mi consentono di tornare al lavoro. Io lì mi sento a posto. È solo un vago dolore perché stare con le braccia alte sotto le macchine è faticoso, ma mi rende normale. Una pace, ma solo una tregua. Passa qualche anno e spalla destra, identica sofferenza e intervento chirurgico. Mesi 5 prima di entrare in ditta. Pronto a reggere la fatica del lavoro, ancora sulle spalle nuove. Ancora per qualche anno. Ma quel maledetto dolore si rifà vivo tutto a un tratto su entrambe le spalle. E lo sconforto è grande. E io di nuovo a pagare a caro prezzo per la salute e per il portafoglio da un medico all'altro per capire che il rattoppo alla cuffia dei rotatori ha ceduto e io non posso farci più niente. Non resta che cercare di ridurre il dolore provocato da qualche articolazione consumata. Ma non mi arrendo, io non mi arrendo e torno al lavoro, evito le postazioni dolorose, ma in ditta ormai resta poco da fare per uno come me. Io come posso illudermi ancora di lavorare come vorrei e saprei fare? Infatti bastano poche settimane e anche la spalla. Crack! La spalla cede ed è tutto da rifare, dico alla Giusy, e sappiamo entrambi che cosa questo significa. Tornare sotto ai ferri del chirurgo per un'altra protesi, ma intanto io soffro e i dolori sono tanti e la notte non riesco a dormire. E tutto il giorno io lo passo sul divano a lamentarmi con la Giusy che ormai fa fatica a sopportarmi. Ancora, ancora, però io ancora sì, ancora rientro in fabbrica, io torno a lavorare perché è qualcosa che mi viene d'istinto. Qualcuno di voi pensa che si possa
tirare avanti senza lavorare. I dolori, sì, sono aumentati. Le notti e i fine settimana, uno strazio per me e per tutta la mia famiglia. Su questa spalla si è formato un rigonfiamento assolutamente innaturale e preoccupante. In agosto la ditta chiude e io mi sottopongo a un altro intenso ciclo di visite mediche, esami e un altro intervento chirurgico, questa volta per rimuovere il grosso ematoma dovuto a un altro travaso di sangue. La sorpresa è che durante l'operazione i medici sono costretti a rimuovere la protesi, quella protesi che mi consentiva quei pochi ma dolorosi movimenti. Mi risveglio, mi riprendo e incontro il chirurgo che mi spiega che cosa è successo. Allora io gli rivolgo una semplice domanda, gli dico: dottore, quando potrò tornare a lavorare? Il medico quasi si mette a ridere e mi fa: Luciano, lei ha 54 anni e a luglio i suoi 40 di lavoro precedente le consentono di andare in pensione. Allora valuti bene e intanto se ne sta buono a casa. Mi raccomando, valuti bene, ma intanto se ne sta a casa a riposo. Mi spiega che tra 8-12 mesi si potrà inserire una nuova protesi, ma fino ad allora il braccio non può fare niente. Devo tenerlo legato al collo, immobile, con un tutore che impedisce ogni oscillazione. E ora eccomi qui. Eccomi qui con le mani in mano e letteralmente rassegnato. Anche se io sono di natura forte, volenteroso, caparbio e ancora infaticabile, mi sono arreso. E che cosa potevo fare? Io giuro che ho imparato a non infastidire troppo la Giusy, anche lei così energica e premurosa. Io pensavo proprio che a me una cosa del genere non sarebbe mai capitata, mai. E invece adesso, senza di lei, io non riesco neanche più a infilarmi la giacca o a allacciarmi le scarpe.